Parlare oggi di femminicidio, parlare oggi di omicidio di donne che vengono uccise è una cosa quasi comune, ma non è stato sempre così. In passato si parlava del delitto d'onore, ecco, c'è stato un progresso a livello giudiziario, siamo ancora all'inizio. Lo facciamo dire al giudice, al dottoressa Scavo. Quando noi parliamo di femminicidio intendiamo proprio una particolare categoria di omicidi, che sono proprio quelli che vengono commessi contro la donna in quanto donna, la donna che viene punita, che viene uccisa perché ha scelto di essere padrona della propria vita, della propria, delle proprie decisioni. Quindi quando si parla, si utilizza il termine femminicidio, si vuole indicare proprio una particolare categoria di delitti contro le donne, proprio dell'omicidio contro la donna, in quanto responsabile di avere fatto delle scelte di vita che vanno al di fuori di quelle che sono le tradizioni. Ecco, la terminologia aiuta, ma i casi di violenza sono sempre tanti. Denunciare non basta, quanto sembra, a volte c'è qualche altra cosa che si può indirizzare? Come si può indirizzare? Beh, bisognerebbe sempre saper cogliere anche negli ambienti in cui la donna vive, bisognerebbe saper cogliere quelli che sono i campanelli di allarme, perché molto spesso questi atti efferati vengono preceduti da piccoli campanelli di allarme che magari non vengono colti né dalla stessa persona offesa né dall'ambiente familiare o dall'ambiente lavorativo dove la donna vive. Con l'arresto domiciliare? Sì, domicilio è una delle tante misure cautelari che possono essere chieste al GIP e ottenute. C'è tutta una graduazione di misure cautelari che vanno dall'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento, arresti domiciliari e poi la misura della custodia in carcere, che è la più grave. Quindi bisogna vedere in base alla gravità del caso qual è la misura più adeguata a tutelare la persona offesa e impedire la reiterazione di atti del genere.